150 al volteggio, si prepara Asia D'Amato. Nella giuria abbiamo la nostra Dora Cortigiani, giudice di linea Linda Balugani. Forza Asia. Amba. Hai un piedino fuori sulla linea. Sì, un po', a parte il piedino era un po' basso il salto, è arrivata un filino in rotazione con le ginocchia. A me questi arrivi fanno sempre un pochino paura. Vedete che non è arrivata perfettamente coi piedi dritti, ma è arrivata coi piedi leggermente verso destra e è sempre un po' pericolosetto. È perché non ha attaccato benissimo la tavola, è stata un filino alta sul cavallo, sulla tavola, scusate, sul cavallo. Ritornate indietro di 20 anni. Intanto sono le ultime indicazioni, i consigli del direttore tecnico Enrico Casella. Sullo sfondo vediamo anche in tribuna, riconosco Desiree Carofiglio, se non sbaglio, dietro la mascherina, e le altre ginnaste che non sono dell'Italia, che non sono impegnate oggi in finale. 13-6-50 il punteggio di Asia, che in qualifica era in testa, aveva ottenuto un 14-233 come primo salto. Questo è stato sicuramente più sporco. Beh, sicuramente oggi le ragazze sono anche un po' stanchine, siamo a meno di 24 ore di distanza tra la gara di ieri e la gara di oggi, quindi